alternativa. Vi siete mai sentiti di non avere alternative? Perché in genere funziona così. Fin da piccoli ci dicono che dobbiamo comportarci bene, studiare, quello che quasi sempre ti impone la tua famiglia o il tuo contesto sociale. E qui mi chiedo, in tutto questo quando scelgo io? Perché un conto è lamentarsi ogni volta che si va in palestra, e anche se quella è stata una mia scelta, ma altrimenti non mi torna lo storytelling. E un conto invece è ritrovarsi a fare i conti con un percorso di studio o una professione che non ci piace e non ci appaga, che spesso non scegliamo neanche, ma accettiamo solo per far felici le persone che amiamo. Ad esempio penso a tutti quei ragazzi che ci hanno confidato di essere stati spinti ad iscriversi all'università, per poi scoprire che non amano quel percorso di studio, che peggio, una volta arrivati al dunque non li aiuterà a trovare il futuro sperato. Oppure mi vengono in mente tutti quei ragazzi e quelle ragazze che dopo il diploma, non sapendo scegliere tra università e lavoro, decidono di prendersi un periodo sabbatico senza sapere di preciso cosa fare in quei mesi che poi possono diventare anni, trasformandosi in una specie di zombie moderno etichettato come NEET, giovani che non studiano e non lavorano. In Italia sono 3 milioni i giovani in età compresa tra i 15 e i 34 anni e la metà degli studenti che oggi frequenta le scuole superiori ha paura di diventare uno di loro. Ma le alternative esistono e sono anche tante, però hanno un problema, spesso non si conoscono. Ma allora dove andarle a cercare? Proprio per questo sono venuto a Milano, al Training Hub di G-Group. Il Training Hub è un posto pazzesco, nato per permettere il confronto e la condivisione, dove iniziare o proseguire il proprio percorso di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro tramite orientamento e formazione. Qui i giovani possono trovare un proprio posto nel mondo, magari iniziando a trovare un lavoro che appaga e che permette di avere del tempo libero e risorse per realizzare progetti personali come comprare una casa, viaggiare, divertirsi, costruire una relazione stabile con un'altra persona e così via, senza diventare vecchi nel frattempo. Ed è una figata, perché ci sono aule informatiche, realtà aumentata, simulatori, laboratori di meccanica e tante altre cose pazzesche che permettono ad ognuno di iniziare la propria scalata al successo. A chi è aperto il Training Hub? Allora, il Training Hub è un luogo aperto a tutti coloro che stanno cercando la propria strada. In particolare alle persone che stanno cercando un percorso formativo che possa coniugare formazione teorica e formazione pratica. L'accesso è libero sia per ragazzi che per ragazze. È un luogo dove finalmente la scuola può entrare in azienda e l'azienda può entrare a scuola. Che tipo di opportunità offre? Di fatto all'interno puoi trovare percorsi che possono durare 2 anni, come i percorsi TS, percorsi di 1 anno come i percorsi FTS, o invece percorsi più brevi come delle academy che durano circa 1 mese. E sono percorsi che possono essere fatti o in modo tradizionale oppure attraverso dei contratti di apprendistato duali in somministrazione, quindi dove si può contemporaneamente studiare e lavorare. Serve necessariamente avere una laurea per avere successo nel mondo del lavoro? Allora, sicuramente la laurea è uno strumento per entrare nel mondo del lavoro, però io sono convinto che non sia l'unico strumento. Esiste un'alternativa, quindi oggi è possibile conseguire dei titoli di studi che siano utili e professionalizzanti mentre si è al lavoro. Anche inserito il concetto di alternativa, che è quello che avevo studiato. Poco dopo ho finalmente conosciuto i ragazzi che hanno scelto questi percorsi per il loro futuro. Ti sei mai sentita in trappola, bloccata in un lavoro che non ti piaceva? Sì, allora dopo che ho fatto scuola, diciamo finito, mi sono diplomata, sono andata a lavorare come commessa. Okay. Perché di base uno inizia sempre dai lavori quelli più semplici, in cui poi c'è possibilità di andare avanti a studiare. Si va poi a capire se ti piace. Ad esempio io ho capito che a che fare con le persone devi avere un certo carattere, che magari dalla mia parte mi si vedeva troppo in faccia quello che pensavo. Se ti stava antipatico qualcuno, esatto, facevo molta fatica. Esatto, era molto difficile. Cosa stai imparando qui? Diciamo, qua stiamo imparando molto soprattutto sulla parte del che cos'è realmente il lavoro in pelletteria. Molte volte il discorso è molto ampio, cioè faccio pelletteria, faccio le borse, ma poi quando vai nel dettaglio ci sono un sacco di processi, un sacco di lavori all'interno per arrivare poi al prodotto finale che uno nemmeno conosce, quindi anche quando cerchi lavoro non sai bene cosa chiedere. Ti sei mai sentita dire che magari non eri adatta perché eri una donna? Allora, dipende poi anche dal lavoro, c'è molta differenza soprattutto magari a livello fisico o come diciamo le persone ormai si fanno un'idea, alcuni lavori sono solo da uomo, alcuni lavori sono solo da donna.
Secondo te esistono ancora lavori che sono solo da uomo o solo da donna? Adesso sì, cioè molto si va sulla mentalità delle persone che rimangono ferme a un'idea. Cioè, se un uomo ha fatto un lavoro per sempre, perché dovrebbe fare una donna di colpo? Cioè, la cosa principale è quella, ma fino a ieri lo faceva l'uomo, perché adesso arriva la donna e deve, tra virgolette, rubargli il lavoro. Mentre secondo me bisognerebbe provare. Poi ci sta che molti lavori veramente ci vuole magari una mano più piccola, una delicatezza tale che magari solo una donna può percepire, utilizzare, però anche è vero che si può andare a scoprire che invece un uomo può tranquillamente fare una roba che fa una donna, come noi donne potremmo fare un lavoro dell'uomo. Ci racconti cosa stai imparando qui? Beh, sto imparando a fare manutenzione su degli impianti automatizzati. Faccio funzionare i robot, ecco, esattamente. Appunto, abbiamo anche modellistica 3D, dove impariamo anche a creare i pezzi che potrebbero servirci per la manutenzione. Hai mai avuto paura di diventare un NEET? All'inizio di questo percorso sì, tra disoccupazione giovanile alle stelle e quant'altro, all'inizio ero decisamente preoccupato. Successivamente ho avuto il piacere di conoscere Daniela Diletti, una delle docenti del Training Hub. Qual è secondo te la strada per scegliere l'alternativa giusta? Allora, diciamo che io consiglio sempre ai ragazzi di fare tre insiemi, mm-hmm. e di incrociarli. Okay. Quindi, quali sono le tue passioni? Metterle in questo insieme. Quali sono le tue competenze? Metterle nell'altro insieme. E cosa cerca il mercato del lavoro? In un altro insieme. Quello che sta nel mezzo di tutte e tre questi insiemi è quello che puoi fare tu. Questo spazio è nato per dare la possibilità a tutti di trovare la propria strada, a prescindere da quale essa sia. E se sei una ragazza che ha paura di intraprendere una professione solo perché è considerata da uomini, se quella professione ti appassiona o ti interessa, fregatene e dimostra tutto il contrario. E se sei uno di quelli che ha conseguito o sta conseguendo il diploma e non sai quale percorso intraprendere, o magari sei uno di quelli che ancora non trova un posto nel mondo del lavoro o della formazione, qui hai la concreta possibilità di ricominciare da zero. Ricordati che non esiste solo università o lavoro. Hai delle alternative. Il lavoro occuperà buona parte della tua vita ed è fondamentale scegliere qualcosa che ti fa sentire bene e che ti faccia sentire entusiasta quando torni a casa a riposare o ti faccia svegliare con la positività, perché è un obiettivo da raggiungere e con la voglia di lavorare ogni giorno per raggiungerlo. Non importa il settore in cui lavori, l'importante è che il tuo lavoro abbia un senso per te e per la tua comunità. Chi l'ha detto che una donna non può fare i lavori da uomo o viceversa? Ma soprattutto, chi decide quali sono i lavori da uomo o da donna? Che sia un lavoro intellettuale, creativo, tecnico oppure di assistenza? Ogni professione può portare grandi risultati ad entrambi i sessi. E anche se a volte credi di non avere un'alternativa, ricordati che ci saranno sempre momenti di difficoltà, momenti in cui crederai che andrà tutto male, ma è proprio in questi momenti che devi fermarti un attimo, respirare e ragionare ad una sola domanda: ho alternative? Se anche tu devi ancora scegliere la tua alternativa professionale, ricorda che il G-Group Training Hub è sempre a tua completa disposizione visitando il sito che ti lascio in descrizione.